Ore di attesa nel comprensorio di Ribera per iniziare la seconda irrigazione di soccorso con 800.000 metri cubi d'acqua, meno della metà di quelli utilizzati nella prima irrigazione effettuata a luglio con circa 2 milioni di metri cubi. Si attende l'ordinanza del commissario per l'emergenza idrica in agricoltura in Sicilia che avrà efficacia immediata, dopodiché il consorzio di bonifica Agrigento 3 avrà bisogno di 2-3 giorni per organizzarsi e programmare la nuova irrigazione alla luce dei volumi d'acqua a disposizione, che sono di gran lunga inferiori, come si diceva, rispetto a quelli utilizzati a luglio. Seconda irrigazione che verosimilmente partirà non prima di lunedì prossimo. È il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo a fare il punto della situazione dopo il vertice di 2 giorni fa in prefettura. Si è arrivati alla conclusione che gli 800.000 metri cubi, che sono chiaramente meno della metà di quelli che erano stati richiesti, saranno confermati, perché il rischio grave è che non ci fossero neanche questi. E si è trovata la soluzione utilizzando 600.000 metri cubi che verranno assegnati per uso irriguo dalla diga Castello e altri 200.000 metri cubi che verranno utilizzati invece tra Prizi e Gammauta, con la possibilità in corso di irrigazione di implementare di ulteriori volumi per poter completare eventualmente questa seconda irrigazione di soccorso per le percentuali che sono state stabilite, sia sul versante servito dal Castello che sul versante dell'Alto Sosio Verdura e Basso Verdura. Questa è la conclusione a cui si è arrivati dopo una mattinata di dibattito e di discussioni. Si aspetta l'ordinanza da parte del direttore Cartabellotta, che ripropone i volumi d'acqua e quindi l'attingimento dai quali si prenderanno, e si partirà con l'irrigazione in maniera immediata. Questo è un importante sostegno, anche se è minimo, che diamo alla nostra agricoltura in base ai volumi d'acqua che ci sono, perché ci sono gravi problemi per quanto riguarda il potabile che hanno tutti gli altri comuni dell'Agrigentino e in particolare 11 comuni che si trovano nella parte alta della provincia di Agrigento e che attingono dalla diga Castello. Si farà ogni sforzo, gli sindaci, abbiamo preso l'impegno di fare ogni sforzo per trovare pozzi, per mettere a disposizione dei pozzi per uso potabile che possano alimentare e aumentare la fornitura e i volumi d'acqua per uso potabile, di modo che si possano affrancare gli invasi che dovranno servire solo per uso irriguo, con l'impegno che da settembre prossimo si mette in funzione immediatamente, così come il sottoscritto aveva richiesto già a luglio del 2023, la bretella per caduta che possa convogliare quanta più acqua possibile nella diga Castello piuttosto che farla sfociare a mare. Questo era stato richiesto dal sottoscritto già il 23 luglio 2023, capendo e intuendo da quello che si discuteva che si andava incontro ad un'annata di grave siccità. Se fossero state ascoltate queste richieste, sicuramente alla diga Castello ci sarebbero dai 5 ai 6 milioni di metri cubi d'acqua in più e non ci sarebbe il problema né per l'uso irriguo né tantomeno per il potabile.